Buongiorno, oggi sono a Otranto e farò le ultime tre tappe del Cammino del Salento. Si parte da Lecce, si arriva a Santa Maria di Leuca, io farò da Otranto fino a Santa Maria di Leuca, tutto sulla costa. Oggi partiamo da Otranto e arriviamo a Santa Cesarea Terme. Sono circa 22 km, dovrebbero essere quasi tutti sulla costa da qui fino a Santa Cesarea Terme, idem per arrivare a Santa Maria di Leuca. Allora, il Cammino del Salento parte da Lecce e arriva a Santa Maria di Leuca. Da quest'anno, 2021, hanno fatto anche un tratto diverso chiamato Via del Mare, che in realtà parte sempre da Lecce, ma vi porta subito sulla parte costiera e vi fa arrivare a Santa Maria di Leuca esclusivamente sulla parte costiera. Diciamo forse un po' più panoramico per quanto riguarda l'aspetto mare. Ecco, se invece volete un po' attraversare tutto quello che sono i vari lunghi camminamenti in mezzo agli ulivi, vi consiglio invece la parte interna. Usciti da Otranto, andate diciamo verso il porto, seguite dove c'è la sede della Guardia Costiera, poi comunque fate attenzione a dei pali, dei cartelli stradali, ci sono degli adesivi che, come quelli che vedete adesso, e che indicano il percorso. Consiglio che vi do, come sempre, di andare sul sito del Cammino del Salento, in questo caso, e scaricarvi la traccia GPS se avete la possibilità di avere un GPS da seguire. Per diciamo andare più sul sicuro sulle varie indicazioni, non perdervi. Ecco, una cosa, se vi va, iscrivetevi al canale. Quest'anno e l'anno scorso non sono riuscito a fare molti giri per via del Covid. Adesso speriamo per tutti che questa situazione finisca al più presto, perché insomma siamo tutti un po' stanchi. E soprattutto girate in Italia perché abbiamo dei posti meravigliosi come questo, come tanti altri posti che ci sono in Italia. Se vi piace camminare, c'è l'imbarazzo della scelta. E quindi ecco, se vi va, iscrivetevi al canale. Io tendenzialmente pubblico tutti i video di cammini, escursioni, trekking, anche qualche viaggio in qualche città. E quindi magari spero possiate prendere ispirazione da quello che faccio.
porta in una cava di bauxite, devo dire davvero spettacolare. È una cava di pietra rossa molto ferrosa, una terra ferrosa, e, diciamo, in mezzo alla cava c'è un laghetto, devo dire molto molto bello, da assolutamente da fermarsi a fare qualche foto. Passata la cava si prende un sentiero per proseguire, si ritorna sulla costa ancora e la vista è meravigliosa. Adesso siamo al 17 di maggio e c'è un caldo mostruoso, quindi sconsigliato nelle ore più calde, anche se adesso è mezzogiorno. Una cosa importante secondo me è la traccia GPS, perché il sentiero è segnato abbastanza bene ma in punti non troppo visibili. Ecco, forse è un cammino abbastanza recente, quindi sicuramente è in work in progress, però ecco, se lo fate in questo periodo vi consiglio veramente la traccia GPS. Fate molta attenzione ai cartelli stradali, perché hanno attaccato gli adesivi sui pali dei cartelli stradali. Fuori dalla strada invece fate attenzione ai sassi, perché hanno disegnato delle frecce arancioni sui sassi che non sempre sono ben visibili, quindi ecco, fate attenzione. Per il resto il sentiero è abbastanza pulito, dislivello praticamente zero, nessun dislivello, si fa tranquillo. Ecco, l'unica cosa che può pesare al momento da Otranto qui è il caldo. Dicono che sia il punto più a est dell'Italia, devo dire che è incredibile, la vista da qui è incredibile. La prima praticamente civiltà che incontriamo da Otranto. Fino adesso abbiamo visto dei punti veramente belli, panoramici. Ci siamo fermati al faro a fare una breve sosta. Adesso Porto Badisco, penso ci fermeremo ancora. Stiamo costeggiando tutto il mare. Devo dire che il consiglio più grande che posso darvi al momento è di farlo con i pantaloni lunghi, perché ci sono molte erbacce e ho le gambe irritatissime. Anche se facesse caldo vi consiglio proprio pantalone lungo. Poi allora, l'ultima parte fino appunto a Porto Badisco è abbastanza rocciosa, un sentiero abbastanza roccioso.
molto, c'è un saliscendi leggero leggero. E boh, adesso il sole ci ha dato tregua per un pezzo e va bene, dai, speriamo bene, siamo. Ripartiti quasi subito per Santa Cesarea Mare, Terme, Santa Cesarea Terme. Santa.